Al giugno insieme anche The Monkey Weather, il secondo video Sometimes, uscito anche su MTV. Sì. Sono soddisfazioni. Tantissime, sì. Infatti ci eravamo lasciati con Let's Stay Up Tonight, girato nelle vie del Borgo della Cultura insieme a tutti i nostri amici. E a dicembre abbiamo fatto uscire il secondo singolo da The Oja Zook, che è il nostro secondo album, che si intitola Sometimes. L'abbiamo girato in uno studio di Monza, il Motel Vista, e insieme a loro abbiamo studiato appunto una questione un po' più dark, quindi in bianco e nero e un po' più tra virgolette impegnata rispetto alle Stay Up Tonight, e questa cosa ci ha portato all'attenzione di Rocket, che è una webzine molto importante della musica indipendente italiana, e con la loro esclusiva siamo arrivati a MTV con il video, quindi siamo molto molto felici di come è andato anche il nostro secondo disco. E stasera regalate la vostra musica al pubblico domese. Sì, ci teniamo a questa cosa perché facciamo beneficenza per il compleanno dell'associazione Parkinsoniali Onlus BCO, a cui siamo molto affezionati per ovvi motivi. Infatti il nostro cantante Jolly è impegnato in prima persona in questa associazione, quindi volevamo dare il nostro contributo per fare beneficenza e per impegnarci a favore di una causa locale che è molto importante.